trovati, nuovo appuntamento con Podbal in quarantella, anche se stiamo uscendo ormai, quindi se possiamo andare anche da regione a regione, da nazione a nazione, tranne che in Grecia. Ma andiamo a vedere subito i nostri ospiti che ci chiamano, siamo collegati con loro dall'estero. David Landolfi che è in Tunisia, credo, e Lucio Notari che invece è in Arabia Saudita. Andiamo a vedere subito, mi tolgo dalle scarpe. Eccoli qua. Oh, come va all'estero? C'è anche Marco Lacci da Foggia. Anche appunto, tu direi, come dire, all'estero? io sono già nato e vissuto all'estero, quindi Ma tu come sei arrivato in Italia, Marco? con Landolfi, sto andando, mi è venuto a prendere, adesso sono stato avanti indietro. Lando, dove vai? Dove stai Col andando, Lando? gommone arriva. Ah, okay. Col gommone siamo arrivati. Sto Infatti, come cosa? andando a lavorare, sto andando. Ok. Non come Lucio che prende il sole come le belle fighe, Sì, ma capito? Lucio, Come Lucio sei, Lucio? è più grande di te e quindi Lucio ha lavorato prima di te. Ah, quindi pensavo per una questione di rispetto, soprattutto. È più grande di te, portami rispetto. Oh, adesso Di vi un faccio anno. vedere una persona che ha giocato con Sì, voi, sì. che c'è da vergognarsi un po', vediamo. Bello Ma questo, eh? io gli voglio Bello. bene. Mamma mia, Il mio presidente cazzo, preferito. È più bello adesso che prima, oh. Vabbè, ma È sono più bello dettagli. adesso che lì in foto. È l'uomo che Aveva pompa, 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 pompa lui, eh. Ma qui aveva lo stile arabo, visto che lui ha fatto degli anni là, quindi ci può anche stare, se ne ha preso Sì. questo stile. Ma Lucio, volevo come dire, facevi a sì, giocare con sta, lui? Come sta. facevi a giocare con lui? Chi io? No, no, Beppe Arcigno. Lo mettevi, gli dicevi, tu devi stare su quello e lo devi azzoppare. E lui faceva quello Lui che gli si... eseguiva. Sì, bravissimo, eccezionale. Vabbè, Eccezionale ma proprio. ci sono un po' di aneddoti da raccontare su Beppe, però, voglio dire, perché una cosa che, insomma, lui per incompetenze sue personali di tecnologia oggi non è potuto appunto essere con noi, ma mi diceva, mi raccomando, c'è anche Lucio, visto che hai giocato assieme, cosa gli devo chiedere? Chiediti come tu gli hai insegnato a fare la doccia. Cos'è sta roba? Tu gli hai insegnato a No, fare la dai, doccia. no, dai, dai, non sono cose che si possono raccontare. Più che Ma altro perché sono in com'è? spiaggia. Ho capito, ma anche a bassa voce, mi spieghi sta cosa della doccia? Non ho capito, perché Beppe mi ha detto sta cosa? No, perché Beppe non si lavava bene i capelli, allora gli ho insegnato a lavarsi bene i capelli, stop, punto. Niente di particolare, dai. Aspetta, Quindi gli hai insegnato dopo essere andato in questo locale? sponsor però, che Aspetta. sponsor. No, no, Ma chi non l'ha so pagato neanche, questo sponsor? Chi l'ha pagato questo sponsor? non so neanche dove si trovi quel posto lì, cos'è? Vabbè, roba insomma fatta in casa. Oh, adesso Lando, vi faccio vedere la foto di dai, uno, Lucio, non dire vediamo. cazzate, dai. Con uno che ha fatto gol. Questo era uno Oh. che faceva dei gol. Adesso non so, li fai Ma chi ancora? è quel No, no, magrebino? non È lui, quello Gesù. alle spalle ha fatto gol, non lui. Beh, lui faceva lui. Sì, fuori dal campo ho fatto sempre gol, fuori dal campo, eh. Lasciamo i doppi sensi, lasciamo i doppi sensi. Fuori dal campo capita, sì. Ma un po' Davide, di quanto... casalecchio, me lo racconti, Lando, un po' di casalecchio, per favore, visto che comunque te ci hai passato degli anni anche abbastanza, anche numerosi. cosa? Un po' di casalecchio, dico, mi racconti un po' di tue esperienze a casalecchio, un po' Non ho capito. qual è accaduto. Chi hai fatto la Dai, domanda? A Lando o Lucio? a Casalecchio sono stato bene, dai, 4 anni, tranquillo. Sì, ma racconta un po' di Io più. ho fatto 4 anni, ho fatto. Ok, e va bene. Io dico che mi devi raccontare sotto la doccia come ho chiesto a Lucio, ma almeno voglio dire, cioè, che esperienza è stata, voglio dire, qualche amico che ti senti ancora, un allenatore che ti ha impressionato, cioè, voglio dire, c'è di tutto, voglio Questo, dire. giocava con questo. Ah, guarda, bel Oh, forte, bellissimo. Oilà, Oh. ciao, Giovane, come andiamo? Notari, sei capellone, Notari. Ciao Grande Stefano, ciao Ciccio. amico mio. Ciao, Carmine. Posto? Ciao bello, grazie dell'invito, eh. Ci mancherebbe, grazie a te, ci mancherebbe. Com'era? Come dicevamo appunto, la situazione a Casalecchio, tu hai vissuto cos'è, un'esperienza, un anno a Casalecchio. Comunque, No, voglio due ne ha dire, fatti lui. Due, due. due? No, Due due anni ne ha volte. fatti. Ah sì, ok, un Purtroppo anno con Notari due volte, sì, vabbè.
Vabbè, sono dettagli. Ma cosa si può dire di quegli anni? Senti, stai zitto e ringrazio, va là. Ma io tranne i notari, sinceramente, sono stato benissimo a Casalecchio. Ho avuto forse gli anni, tra virgolette, avevo appena smesso di giocare a pallone, quindi per notare mi dispiace, ma stavo ancora bene fisicamente, quindi faceva ancora la differenza, ma a parte gli scherzi. Io mi sono trovato benissimo con Presidente Pucciarelli, sono stato bene, dai. Ho conosciuto dei ragazzi fantastici, abbiamo fatto una bellissima annata e vabbè, mi sono divertito. Ok, certo, hai vissuto comunque l'esperienza, per dire, con Batistuta, poi ti ritrovi con notari, quindi da lui... si è trovato con Cristo cane. Cristoni anche, che è peggio. Cazzo Cristo, no, guarda che con i piedi è peggio notari. Vabbè, Lucio, non posso prendere a male parole un vecchietto, quindi non... gli voglio bene. Anch'io. Oh, guarda che sto cercando un centrale. Ho bisogno di un centrale. No. Su, forza. Guardatelo. Andiamo? Lo troviamo. No. Perché? Però Lucio non ha più voglia. Io se faccio le scale più forte mi strappo, quindi lascia ben stare. Pensa Stefano che lui già stava inguaiato a quei tempi là, figurati adesso. Sì, è vero. Però era scomodo, come centrale difensivo era scomodo. Era secondo me era un buonissimo giocatore, poteva fare qualcosina in più, a parte gli scherzi, però il problema di questi giocatori è sempre la testa. Purtroppo Lucio aveva problemi seri di testa. No, però dava fastidio, era un bel cane, un bel giocatore. Ti mandi saluti anche Beppe Greco, siamo a posto, quindi possiamo chiudere la trasmissione. Ho sentito che Beppino si è trasferito giù. Sì. E sei un giocatore che era Beppe. È nato in Calabria Saudita. Mamma mia. Con lui ci ha fatto l'esperienza di Anzola, ma di Anzola parliamo in un'altra situazione, voglio dire. Qui si parla di Casalecchio. Lo so, dico, secondo me ogni esperienza in ogni squadra c'è qualcosa di bello e qualcosa di brutto. Certo. Io di bello ho conosciuto tanta gente, comunque il presidente Pucciarelli, di brutto ho giocato con notari. Sì, ma Ciccio, cioè non sei in Serie A che fa le interviste, quelle statiche. Queste sono quelle buone. No, perché se continui poi inizio a parlare io che racconto due o tre. Ma tu devi parlare. È caduta la linea, No, adesso è il motivo di parlare. Proprio adesso, vai, Lucio. Mannaggia. Dimmo la situazione di Esposito. No, non posso. No, però voglio dire, al di là del discorso... No, ma perché lo seguivo molto, quindi stavamo parecchio insieme anche nel... No, però al di là del discorso, adesso a parte gli scherzi, comunque un giocatore del suo calibro che ha portato, come dire, la sua esperienza nella nostra realtà dilettantistica, cioè ha insegnato anche magari a un giovane avere un certo tipo di disciplina, che so, nel semplice allenamento piuttosto che la domenica, quindi una concentrazione importante. Cioè io fossi stato giovane, vedere Esposito di fianco a me, di sicuro non è che dava il 100% di più, ma solo perché giocatore avevo di fianco a me, quindi dovevo dimostrare. Senza ombra di dubbio, ma Ciccio si integrava molto bene con i ragazzi, essendo un po' mezzo deficiente, cioè comunque si... era perfetto per stare in quel gruppo lì. Esatto, eravamo i più vecchi io e te. Esatto. Ma c'era anche Jonathan Binotto, porca miseria. Esatto. C'era anche il grande Jonathan, no? Anche Bizzarri. C'era Biagini, c'era Bizzarri. Biagini, ma guarda che avevamo grandissimi giocatori. Mamma mia, Guida, veramente, il cagnaccio era. Adesso è diventato solo un cagnaccione. Adesso vende le mozzarelle. Adesso vendi il cane e mozzarella, cara. Però il più forte oltre lui, però comunque Brandi Marti era Vito, era qualcosa di straordinario. Per me Vito molto. poteva giocare a dei livelli molto alti, veramente. Beh, comunque dopo aver giocato con Edmundo puoi giocare con chiunque, cioè, penso. Sì, certo, ma guarda, ti ho detto la mia disgrazia era notari. Però non mi marcava mai, dai, notari. Dove cazzo vai, notari? Sì. Ma delle partitelle, com'era? Sempre una sfida contro l'altra, cioè uno contro l'altro, non è che dico le partitelle. No, io no.
non gli ho mai fatto male perché gli volevo bene. No, ma il problema loro, il problema loro, sai qual era? È che io avevo appena smesso di giocare e stavo ancora bene, quindi erano veramente cazzi, Notari, lo sai. Ma sì, ci siamo fatti un sacco di risate, sì, ho conosciuto gente fantastica, perché secondo me non c'è bisogno di giocare in Serie A per avere grandi persone. Io ho giocato in dilettantismo, ma loro erano professionisti come persone. Io sono stato veramente bene. Beh, il primo anno avevi anche Destino, te, che poteva, secondo me, essere un bel giocatore. Solo che... Vai, anche là. Destino, Notari, e ce l'hai lì, eh? E siamo lì. Però Destino era uno dei centravanti più forti in Emilia Romagna. Insieme al fratello di Greco, perché l'altro Greco è un'altra cosa. Ma Destino era qualcosa di straordinario. Sì, sì. Solo che riuscì addirittura ad andare convocato dalla Lazio, settore giovanile, in odore di prima squadra, anche se era allievo, scappò via dal ritiro per tornare a Bologna. Quindi, Stefano, ma... lo so, lui me l'ha raccontata, però guarda che lui aveva delle qualità sotto porta, era mostruoso, poi era cattivo, un bel giocatore, dai. Gli mancava solo qualche tatuaggio per essere un buon giocatore e basta, insomma. Vabbè. Ne ha 412, credo. Ascolta, vi metto una persona, non mi ricordo se era il vostro massaggiatore, se... No. Prima, eh? Era già troppo sì, in là. Sì. Gino, un grande. Gino Massaggino. Sì, ma c'ha l'età di Notari, Ormai Gino è andato. Comunque sì, ma in quegli anni comunque erano categorie che il livello era anche abbastanza giocabile rispetto, ma stai scherzando, in questo momento cosa vuoi per il discorso degli under, vuoi per il discorso economico, adesso comunque il calcio penso che tende più a calare. Invece in quegli anni guardavo la formazione, cioè, per dire, solo a Casalecchio avevate Bizzarri, appunto Binotto, Cerite, cioè, Casalecchio era devastante, c'era Biagi, cioè voglio dire, comunque faceva parte di quelle 10 sorelle che puntavano comunque a far bene e provare di vincere i campionati. Cioè, non è che... Vabbè, sai, comunque anche col presidente, con Pucciarelli, aveva sempre, tra virgolette, la voglia di poter vincere. Purtroppo è riuscito poco. A me dispiace tanto, perché comunque è una persona che ha investito tanto sul piano proprio umano, perché lui era una bella persona. Poi viene sempre circondato, e buone persone sono sempre circondate da persone che comunque non gli vogliono bene, perché gestito bene il presidente Pucciarelli poteva divertirsi, poteva avere una signora squadra. Beh, diciamo che sono Denis Berti ti chiede se puoi fare una diretta da un furgone, e ha detto di fare come Notari dalla playa di Riccione, insomma. Anche quello un bel cretino, anche quello, biondo, ma cretino. Ha tolto il microfono. No, aspetta, Carmine, hai tolto il microfono. Seri, mettiglielo tu se puoi. Non riesco. Perché lui ha schiacciato il tasto del microfono. Ecco, ora? Ok, sì, adesso sì. Notari, qua siamo a fare trasloco, mica come te che siamo al mare. Vabbè, ma non l'ha chiesto lui. Sto portando via tutta la roba da Casalecchio ancora, da 20 anni fa. Ci avevi il deposito a Casalecchio. Pensa, guarda, un aneddoto bellissimo. Binotto Jonathan sembrava l'omino dell'IKEA, ci ha comprato di tutto, dai armadietti, è vero o no, Lucio? Mancava qualcosa, lui andava all'IKEA e te la portava, palloni, magliette, pantaloncini. Jonathan era il numero uno, e lui è veramente professionista da 10, esatto. Vabbè, comunque ha fatto delle categorie che, insomma, parliamo di niente, però guarda, ma io sto parlando, Marco, bravissimo, te lo stavo dicendo, perché comunque non te credere, ma io ieri ho fatto un'intervista a quelli dell'Empoli, perché stanno facendo il Leone d'Argento, certo. E mi dicevano la stessa cosa, ci sono dei giocatori, non faccio i nomi, ma importantissimi dell'Empoli, che li chiamano, fanno messaggi, o non si fanno sentire, oppure io sono stato questo, io sono stato là, ma no. Ora io per esempio ho iniziato questo nuovo lavoro, tra virgolette, qui alla Barca, a Casteldebro, che mi trovo da Dio, c'è un progetto da 10, forse da 15, c'è un progetto. E quest'anno io allenerò anche la prima squadra, fanno la prima squadra e l'alleno io, e ci sono i miei figli, quindi soddisfazioni a go go. E sta cambiando tutto. La prima cosa che gli ho detto a loro, siamo dilettanti, ma perché nel dilettantismo non possiamo essere professionisti? Assolutamente. Io non riesco a capire. No, ma io... E infatti si sta...
Intendevo, dal momento in cui tu ti metti in discussione nei dilettanti, automaticamente, cioè, ti reputo una persona abbastanza umile, capito cosa voglio dire? Cioè, dal momento in cui tu, vedi, in questo caso hai comunque sei sceso in una categoria dove, vabbè, al di là del fatto che magari dici sto bene fisicamente, mi va ancora di giocare, però c'è gente che dice che andar lì smetto, invece no, comunque tu... Ma sì, ma io, si vede che amano un Dio con la D e non amano un Dio con la A. Io amo il Dio amore del calcio, perché io per me il calcio è... Io gioco quasi tutti i giorni. Aspetta che mi rilasso, perché la domanda da te fai sudare. Vai. Con i giovani d'oggi si riesce a creare un progetto importante? Io, Lucio, hai fatto una domanda, non è da te, veramente non è da te, però l'apprezzo tanto, sai perché? Perché io l'anno scorso ho fatto 5 anni a Empoli, abbiamo vinto 3 scudetti e 2 perse, 2 semifinali perse, con giocatori veramente forti che ora giocano in AMB. Ma io ti dico, l'anno scorso ho allenato la Juniors qui alla Barca, ma ti dico, un gruppo straordinario, forse perché c'ero io, e come diceva prima Marco, c'è quel qualcosina in più che mette la gente, mettono tutti, però credimi, io ho preso 20 ragazzi che adesso me li porto tutti in prima squadra, quasi tutti hanno voglia e amore per il calcio, e che se era perso, però io devi insegnare, io devi far capire. Ancora una delle poche realtà, perché magari c'è il, come si dice, il manico che insegna a stare al mondo, perché quello è uno stare al mondo. Poi ci sono adesso te ne racconto una di quando Ciccio era con me al Bocca, mamma mia, che giocava, allora a un certo punto lui giocava a modo suo, come sa giocare lui, andava in 2000, andava a sinistra, sterzava, eccetera. A un certo punto mi abbiamo dovuto chiedere non giocare di prima, perché non ce la fanno i ragazzi. No, veramente mi innervosivo, è una cosa impressionante, però anche lì al Boca, Stefano, comunque, nei nostri mille problemi, mille cose, ci siamo divertiti. Io lo ripeto, ma lo dico a tutti i ragazzi, anche ai miei figli, non c'è bisogno di giocare in Serie A per stare bene. Se crei un gruppo, io ho un, tra virgolette, ho tanti difetti, ma un pregio. Riesco a tenere il gruppo ben unito dal primo giorno alla fine, e non è facile. Io, questi ragazzi qua mi hanno dato del matto, i genitori. L'anno scorso io alle 7:30 la domenica li convocavo al bar a fare colazione con me. Mi dite, le madonne che volavano, però dopo 2 mesi i ragazzi mi dicevano andiamo a fare colazione. Io li trattavo da professionisti, facevo mangiare con me. Perché dopo anche quell'aspetto là, il discorso è questo. Lo so. Però devi accettarlo mentalmente, devi accettarlo. Il settore giovanile, i problemi non sono i giocatori, sono i genitori. La società, però, perché se la società ti dà delle direttive, io ti dico, alla Barca è arrivato un direttore, si chiama Tonioli, e ti dico, è arrivato lui e insieme a Verdi, hanno sistemato, non c'era bisogno, ma hanno sistemato la società, danno ordini, regole. È bello, ti dico, bello lavorare in questo modo, con le regole soprattutto, la normalità. Però nell'amore che è la passione che mettiamo tutti, e ci metti un po' di regole, un po' di situazioni, i ragazzi imparano, crescono. Cioè, assolutamente. Ci vuole della pazienza, bisogna aspettare, poi imporsi, poi senza, non importa urlare. Bravissimo, bravo Stefano. Non deroghi da quelle che sono le indicazioni, fai quelle e basta. Ma Lucio, sì, ma infatti. Il secondo di Carmine, una domanda così. No, io a tavola ti mangi tu, io il primo e tu ti mangi il secondo, ma con quei piedi no. Che cazzo gli deve insegnare? Ma vabbè, c'entra? È il secondo tuo. Sai chi avevo chiamato io a fare il mio secondo? Non so se lo conoscete, Pino Daniele, noi cantante, sì. Pinuccio. Pino è una persona eccezionale, non sono riuscito a beccarlo più, e però adesso ho preso un'altra persona, ma avrei portato lui, perché è un ragazzo che, guarda, che è eccezionale, ha una voglia di rimettersi in gioco. Bello, ragazzi, a me fa piacere. Dice anche Mario De Plano, non bisogna aver paura di applicare le regole, ma è fondamentale, se una società esce da questo, allora il problema, tanto io... Abbiamo tutti, cioè del settore giovanile, il problema è che le società sono sotto scacco per la quota di iscrizione dei bambini. O se una società riesce a far capire che, insomma, non è che poi i genitori regalino la quota, perché il lavoro che fa la società è grandissimo, quindi a un certo punto è come andare in palestra, come andare in qualsiasi parte. Anzi, a maggior ragione, in un gruppo di 20 ragazzi ci vuole molta
molte capacità di tenerli lì. Bisogna cambiare un po' la mentalità, speriamo che anche questa crisi, purtroppo, che nessuno voleva, faccia ragionare in maniera diversa, magari sono occasioni, magari in questa crisi può darsi che anche Lucio Notari trovi il patentino da allenatore, insomma. No, è la voglia, non è il patentino, lui gli manca la voglia, non no, vale. Lucio a Napoli ti do, cioè, tre patentini ne paghi due, li porto no, io no. Solo così puoi allenare. Io parlo solo di ricordi, però non... No, bravo. È brutto. Lucio, però devi guardare avanti. Sì, ma bisogna rimettersi sempre in gioco, lo so. Tu dal calcio, se hai deciso di uscire in silenzio un po' alla volta, non ti ha mai affascinato, cioè non ti ha mai preso più di... non è stata una malattia per te, insomma? No, quello è sicuro. Quello è sicuro. A me, a lui, io guarda, parlo da parte mia, sinceramente, forse sarei uscito anche prima. Ho fatto un'esperienza in Portogallo, l'anno scorso. Ti dico... dirigente signor Almeida, centrocampista del Parma, uno dei giocatori più forti al mondo, ma come uomo, ma non faccio zero, due zeri, ci ha trattati proprio male, ma era soltanto sembrava un mercato, mi arrivavano 50 giocatori al giorno e potevamo far calcio, perché eravamo secondi in classifica in Lega Pro, cioè con uno stadio strepitoso, però loro pensavano, come diceva Stefano, solo alle quote, solo le quote, loro prendevano in prima squadra, si facevano pagare addirittura, ma no. Basta. Preferisco stare a casa mia. Noi, Carmine, noi tra virgolette. Noi ti dicevo, Carmine, delle volte possiamo anche non capire, diciamo così, questa realtà, perché noi del sud, purtroppo, viviamo di pane, o per fortuna, viviamo di pane e pallone. Quindi per noi il calcio a tre anni. Quando ci mettono davanti a una serranda, che la serranda è la porta, noi già lì siamo già più che contenti, per dirti, quindi abbiamo già un'altra cultura, passatemi il termine, del calcio da strada. Poi è normale che hai fatto una vita quello e te lo porterai per sempre e lo insegnerai. Ma c'è troppa differenza tra il nostro e ora. Io adesso con i miei figli, che ti ripeto, io ho il più piccolo che a gennaio lo voleva alla spalla, e poteva vederlo anche l'Atalanta, che ha fatto l'anno scorso, ha fatto quasi 60 gol, ha fatto 57 gol con noi, però sai, e poi ha fatto, quest'anno già aveva fatto quasi una ventina di gol prima che succedesse il casino, e c'erano un po' gli occhi addosso, ma tu sai che lui mi ha detto io non ci voglio andare. Lui non scende giù a giocare a pallone con l'altro fratello, non vanno mica a giocare a pallone, sono sempre lì, c'è la PlayStation, c'è questo, c'è quell'altro cosa. Ma non esiste. Ma noi quando giocavamo, noi in casa, ma quando c'eravamo? No, a noi se andava via il sole era finita la giornata. ma noi giocavamo anche di notte, facevo i palli, facevo con la busta la spazzatura, la macchina faceva la sponda, ma che parliamo? Qua io sento i ragazzi che andavano a giocare fuori casa, Lucio andava a giocare fuori casa, i ragazzi venivano da me e mi dicevano, mamma mia mister, ma che schifo di campo. Ma noi giocavamo col parquet a terra, porco. C'erano le buche. Nei campi di terra. Ma sai che guarda che i giocatori forti imparano in quei campi là, nostri sintetici. Il rimbalzo del pallone, la sensibilità del pallone, che tu lo prendi in strada, non lo prenderai mai. Poi se sei un gran giocatore, per l'amor di Dio. Ma quello è il mondo è cambiato. Eh sì, ma la mia domanda sui giovani era rivolta appunto per questo. Sì. Cioè, ribadisci la domanda, appunto, vai. No, come si fa? No, quasi. Cioè, come si fa con i giovani di oggi a trasmettergli la passione del passato, cioè come eravamo noi una volta? Ti dico una cosa, Lucio, io ho fatto un'esperienza solo giovanile insieme a Carmine, l'abbiamo vissuta, secondo me l'abbiamo vissuta bene quell'anno, come hai detto te, perché comunque io e lui la pensavamo uguale, i genitori ce ne siamo fregati, i bambini anche quelli che erano più distratti, ti ricordi quello che cercava i Gormiti sul campo? Ma stai scherzando? Però noi abbiamo fatto un lavoro straordinario, ci siamo divertiti perché loro giocavano, abbiamo battuto tutti i tornei inimmaginabili, lascia il tempo che trova,
La soddisfazione è stata che i più scarsini dal punto di vista calcistico, bravo, giocavano lo stesso, cioè il più scarso della squadra fece gol alla squadra del Bologna in un torneo d'Anzola. Cioè, quindi è quello che deve fare l'allenatore, solo che cosa fanno? Le società non vogliono che l'allenatore si muoia per i risultati, ma poi lo pretendono. E gli allenatori spesso guardano solo il risultato e basta. Invece devi guardare il materiale umano che ha a disposizione, che sono questi bambini, che sono più gente riesce a portare in prima squadra. 2002 che avevamo non erano i più famosi di Bologna, ma probabilmente avevamo più forti 2002 di quell'anno lì, perché li facevi, bravo, giocare, gli insegnava le cose, cioè, quindi... Infatti Stefano, torni al discorso che ho fatto prima della mia juniores. La mia juniores ha sempre fatto dei campionati qui a Bologna, alla Barca, normalissimi. L'anno scorso noi abbiamo stracciato tutti, cioè, ma come gioco, come gruppo, come personalità. E tanti di loro, anche quest'anno, sono tutti 2002, ci sono delle società che li vogliono. Sono giovani, 2002. Cioè, è per me, è una soddisfazione talmente tanto che non hanno idea. Io ho detto, non vi muovete da qua, facciamo un altro anno ancora. Quanto ci divertiamo e giocate anche a pallone. Ah, bisogna avere passione, perché sennò fai fatica, Andiamo ai vostri anni a Casalecchio, perché insomma i giocatori che avete menzionato prima meritano di essere raccontati. In porta un certo Bizzarri, che era ex non gli facevi mai gol, è il portiere più forte con cui abbiamo mai giocato, e poi era veramente anche una persona incredibile, un professionista anche lui, senza ombra di dubbio. Arriva dentro uno biondo adesso, aspetta un attimo, chi è questo? Bello questo. Messo ancora la felpa del Casalecchio, guarda lì, c'è ancora la felpa del Casalecchio. Che roba è? Oh, Ciccio, hai finito di dire stronzate? mi senti? L'ho sentito. Ricordio. Ah, non lo senti? Ha detto Se sento pochissimo. Qualcosa che a lui non Dove sei con quel furgone lì? Sto traslocando. Sto dando una mano qua. Che cazzo dobbiamo fare qua? Ma te che cazzo fai, Dennis? Vieni a giocare con me. Andiamo a vincere il campionato. Forse io faccio la fine di notari. Io basta. Sono andati in bicicletta. Bravo, Dennis. Bravo. Cambiamo bicicletta. Ma sei parente di notari? Sei parente di notari? Ieri ero a Riccione, ci siamo visti con Lucio, tanta ma roba. Come fate? Ma come fate a non giocare ancora a pallone, ragazzi? Ma io sto impazzendo. Ma basta, le mie ginocchia. Ma come fate? Basta, io. Anche i miei fessori. Ma giocate da fermo. A te la testa, Lucio. A te la testa, lascia perdere. No, scusate un attimo. Con gli amatori. Scusate un attimo. Gioca fermo, sì, glielo dico subito. Sì, sì. Ma allora, tu lo sai che una volta... Mi sta chiamando Pucciarelli, ha chiesto se gli restituisci la felpa del Casalecchio che hai, Danny. Grazie. Che bello. Ma vi dico questa, io e notari una volta alla Coppa Campioni giocavamo contro, io mi sono girato, ho scattato lui per inseguirmi, io mi sono stirato e anche lui contemporaneamente, ti ricordi? Sì. Ci siamo stirati insieme alla Coppa Campioni. Basta. Sì, ma per quello che Marco, ma come facevamo a vincere qualcosa con sta gente? Basta. Uno è matto, l'altro ci voleva sedia a rotelle. Ma dove cazzo andiamo? Vinto invalido, io ero l'unico che capiva quando facevi il velo, e l'unico che giocava di prima con te, ero già avanti rispetto agli altri. No. Allora, mi stai paragonando a Ciccio Baiano. Dennis, però digli che la sera ti convocavo a casa mia e facevamo gli schemi, se non capivi un cazzo. Però bisogna anche sapere studiare. Io sapevo studiare. Bravissimo, bravo. E infatti lui anche in questo non c'entra niente. Vabbè, ma lui non voleva prendere, la sua scelta. Marco, Stefano, però vedete, anche dopo tantissimi anni è come se ci fossimo lasciati 2 ore fa, cioè, vuol dire che al di fuori dei nomi, dei cognomi, dei passati, comunque ci sono gli uomini, ci sono le persone,
sorridiamo ancora. Io Dennis non lo sento da saranno 10 anni. Lucio è meglio che non lo vedo da 10 anni, quindi a prescindere da tutto, però c'è bello, è bello. Abbiamo, guarda, quando crei quello che volevamo trasmettere noi era proprio questo: rivedersi in uno spogliatoio virtuale. No, io allora, ho eccezionale. Sarebbe bellissimo fare anche una partita tutti insieme, quel gruppo là un'altra volta. Bello, io poi guarda. Io vengo dopo per mangiare. No, vabbè. No, io invece vabbè, tu vieni, tu vieni con la sedia a rotelle e ti fai portare da Lucio, cazzo te ne frega. Sì, esatto, stiamo insieme uno sopra l'altro. Vabbè, magari fai solo però il velo e basta, e te ne vai. Fai solo però sarebbe veramente bello ricreare un qualcosina, Oh, Marco, però il prossimo anno c'è il centenario, quindi si potrebbe fare un evento con tutti i giocatori che sono passati da Casalecchio. Guarda che sarebbe veramente una cosa bella idea. Bella idea. Questa sarebbe una bella idea. No, però sarebbe passagliela a tuo collega di fianco a te, quello con gli occhiali, con la camicia azzurra, che organizza lui. Quindi Lucio? No. Stefano, solo Stefano può organizzarlo se vuole. Invece è una cosa molto bella. Sarebbe bello anche perché ne sono passati veramente tanti giocatori importanti, quindi sì, una bei nomi. In quell'epoca Puccio ci credeva, bravo, vabbè, lui sì, però bello, guarda, Puccio, ha ragione Ciccio, si è contornato di persone un po' così, ma il problema era quello lì, perché il calcio succede spesso, però Lo so. Quando c'hai i soldi. Lo so. Ma noi per esempio, vedi, noi senza soldi, lui si circondava di persone, tra virgolette, che secondo me non volevano il suo bene. Noi purtroppo avevamo da notare nello spogliatoio, quindi più di quello non è che potevamo fare anche noi, Danny. Dai, Stefano, organizza quella partita, che così compri il tacchetto. Stefano, organizza questa gioco contro Ciccio, gli faccio vedere. Adesso, tanto io Lucio, parlo in diretta. Oh, quanto tempo ci avete ancora? Che vuoi? Di vita? Mi assento 10 minuti. Vabbè. Sì, devo assentare purtroppo, che già mi stanno chiamando. Vabbè, adesso Dia Lucio. Lucio, tu che sei più anziano qua, entra. Adesso? Non si comprano. Stefano, sono tutti sintetici, non si comprano più. No, ma per più anziano, ma adesso entra un nonno, entra. Non è un problema. Arrivo, 10 minuti, Vabbè, dai, a dopo. Ma va là, Dennis, sono tutti sintetici, campi adesso. No, vabbè, l'anno scorso, Lucio, l'anno scorso ho giocato, ho saltato 7 partite. E quando c'era sintetico non ci andavo io. Stavo a casa. C'è gente che pagherebbe per l'altro sintetico, tengo queste condizioni e stare a casa. Non è uno scherzo, spero. Con le mie ginocchia non ci andavo, ho saltato 7 giornate. Dovevo fare, andavo al mare. Ma dimmi mo, quegli anni che te eri là, raccontami un po' quello spogliatoio, come andava a Casalecchio? Ma io ho fatto 3 anni, cioè un anno non siamo saliti, abbiamo perso lo spareggio e poi ci hanno ripescato con Ciccio. Poi abbiamo fatto l'anno della promozione, si è retrocessi e poi abbiamo vinto l'anno dopo, abbiamo vinto l'unico trofeo del Puglia, prima bolognese che ha vinto la Coppa Emilia di prima categoria. No, mi sono trovato io con Puccio mi sono trovato benissimo. Con Scaglia allenatore, cosa gli va? Scaglierini? Quando abbiamo vinto avevo Scaglia, sì. Beh, comunque avevate un bel gruppo, una bella squadra, Eravamo in 13, ma eravamo 13 che erano fuori categoria, perché c'era Brandi Marti, c'era Coso, come si chiama, l'ex giocatore, Micco, abbiamo preso anche Micco, abbiamo preso. C'era il povero Sandro Lugaro, Consolini. Vabbè, in promozione vinci il campionato, da giocare adesso? Tandurella, Ortisi. Tandurella, cosa fece? 6 mesi? Beh, oggi mi ha scritto, ho fatto 6 mesi, là 6 gol, una cosa del genere. Sì, ha fatto 10-12 gol, ma perché c'era Guarnieri il giorno d'andata. Solo che è stato più in infermeria Willy e allora abbiamo preso tanto il giorno di ritorno. Un giocatore anche Willy, socio. Molto. Sì, però era la fine Willy, lui è stato un fenomeno prima. Certo. Però ci siamo divertiti, avevamo un gran gruppo quell'anno lì. C'era il tuo amico Toddy che in teoria doveva rispondere a qualche chiamata, adesso non risponde. Sì, sta controllando le contrazioni della moglie. La contrazione della moglie, sta per diventare papà, quello è vero.
Ah sì, vabbè, comunque eravate un bel gruppo, voglio dire, quindi poi come dicevamo prima. Da Casalecchio è un po' come l'altra puntata col Sasso Marconi, sono due realtà che sono passati tutti i giocatori bolognesi, cioè proprio... Sì, l'unica differenza è che a Sasso l'hanno gestita meglio, erano più strutturati, hanno fatto... Vabbè, sì, sicuramente quello ha fatto la differenza. Però, c'era Manuel Simone che stava per entrare, poi invece è caduta la linea. No, non è capace, invece... come me, la, no, tua, la tecnologia... Sono su due pianeti diversi. Comunque, ragazzi, Lucio, mi fa piacere. Io devo andare. Ciao, Lucio, grazie, Lucio. Vi saluto. Ciao, Lucio. Ciao, Denis, ciao, ragazzi. Grazie mille, Lucio. Ciao, 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 un abbraccio. Ciao, 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 Lucio, ciao, ciao, ciao. Bon, bene, giocare con Arteaga davanti com'è? Difficoltoso. Lui e il calcio sono su due pianeti diversi. Ecco, lui era uno di quelli che non capiva quando Ciccio gli diceva vai là, è nato, ci giravamo da una parte, ma lui l'aveva giocato dall'altra. È nato, orario, dove sei? Come Buonasera a tutti, ciao. Come siamo messi con le contrazioni? Tutto a posto, stavo controllando di là, tutto regolare ancora. No, e le tue contrazioni? Le tue contrazioni, come siamo messi? Le mie contrazioni muscolari sono ferme da un po' ormai. Ma quale ormonale? Mamma mia, no, che alleppi! Simone, quanti cazzo di capelli bianchi hai? Cosa fate con quei capelli lì? No, almeno lui ce li ha, noi siamo imbarazzanti, guarda tutte e tre. Beh, vabbè, ho capito, ma se devo averli bianchi è meglio perderli. No, non è vero, non sono d'accordo. Andrea, non farti offendere, dai, reagisci. Simo! Ragazzi, mi sentite? Certo che sentiamo. Cosa ha detto Berti? Che si vuole fare qualcosa con l'Audi. No, parlavamo un po' del colore dei capelli, quelli che almeno tu hai. Ma io sono vecchio, ragazzi, non so se lo sapete, sono più vecchio. Ecco, ho il benessere. O ce ne un'altra. Quell'altro al mare, là, fa gli aperitivi. Guarda, sai chi è che sta bene? Todaro sta bene. Todaro sì che sta bene. Anche Denna sta bene. Dove sei, Tato? Sto bene io. Sei bene te? Sono Maria di Ravenna, al Peter. Ma c'è la duna ancora, non ci mettono neanche i lettini. Domani vengo giù. Ma c'è la duna, c'è Minelli e Longhi qua. Altri top player. Grandi giocatori. Altri top player. Minelli e Longhi. Vai, mo. Ce la fa. Quella pesantezza di Consolini, sì. Dov'è? E come ce la fa? Ecco. Top portier, top goalkeeper. No, Patini, fai del cinema. Top goalkeeper. Ci può bere in diretta? Cioè, sì, intanto fallo. Vai, quello che vuoi, tanto. Lo fanno dopo. Ma ragazzi, come mezzo al campo, puoi fare quello che vuoi. C'è anche Denis Berti, Manuel Simone, però... Simo, c'è il top del Casalecchio, qua. Simo, mi racconti un po' l'esperienza? Io i due anni di Casalecchio. Un attimo, qua di casa, perché sennò qua il mio figlio non mi fa capire nulla. Aspetta un attimo. Però i problemi non possono diventare i nostri. Cosa Berti, fai il tuo, per cortesia. Fate parlare Simo, dai. Ragazzi, questa una volta è una trasmissione Manuel. Seria. Simo, Manuel. Sì, è una trasmissione seria. C'è Tatini che si fa. Simo, c'è un tuo amico che ti può salutare. Simo. Simoncino. Chi è? Mi fate parlare, Simone. Manuel Simone, per favore. Capite da lui l'esperienza. Aspetta. Io ho 5 minuti, poi vado a mangiare. Dimmi, l'esperienza che vuoi, come è stata? Raccontami un po'. L'esperienza Casalecchio? Ma che problemi c'è con gli audio, Simoni? Cos'hai? Non si sente, raga. Deve spegnere il microfono. Aspetta un attimo. Mi sentite? Vai, Simo. Si sente. Ho fatto 3 anni a Casalecchio, sempre con dei grandi giocatori, a parte Berti. Tato, fai una panoramica, va là, che quello che dice Simone non se ne frega un cazzo. No, cosa c'è, per favore. Ma Toddy, di qualcosa, Berti. Mi sono estraniato dall'aperitivo, solo per voi, Ragazzi, guarda, Lacci, mi hai detto, facciamo una trasmissione seria,
poi con Berti, come facciamo a parlare? mi è capitato. Dena che sembra uscito da un after, Dena, oh. Sembra uscito da un after. Facci vedere gli occhi, Dena. Sono a casa, con mia figlia, ragazzi, sono in giardino. Sono in giardino. Adesso va in bicicletta, adesso Dena va in bicicletta e quindi è stanco, si mette gli occhiali. Dopo che ha sentito Biagini dire a Todaro come fai a non crossare bene con quel sinistro, è andato in bicicletta. Non io, Denna. Ho sentito dire a Biagini con quel sinistro come fai a non mettere tutti i cross bene. Denna ha iniziato ad andare in bicicletta dopo. Come mai che sei silenzio? Sveglio? Perché sei addormentato a Consolini? Ma ragazzi, devo mettere il mio figlio. Si è fermato lì che la posizione. Un attimo, per cortesia, è bloccato l'immagine. Berti fa sta in non è che ho tempo qua, Provo a rientrare perché è stato lì, oh. Ti sei ingessato? No, si è bloccato il primo piano. Sto ascoltando delle cazzate. Cosa vuoi che dire? Sono in giardino io, ragazzi. Ma una domanda tecnica. Una domanda tecnica a Tattini. Ma tu a Casalecchio non facevi la mezzala? Ti trovi a fare il terzino? Ho fatto la mezzala quando è arrivato Ciomoco, perché mi è toccato. Però dovevo giocare davanti a difesa, ma c'era Ciomoco. E quindi? Quindi mi è toccato fare la mezzala, mi è toccato correre. Quella uno gioco. Sì, ma non posso giocare mezzala, ci vuole troppa corsa. Tattini, a parte il centravanti, può fare tutti i ruoli nel calcio, mica poco. Tattini deve giocare davanti alla difesa, dove ci vuole dell'ignoranza, della legna e giocare a tocchi. Mezzala non la posso fare. Si corre meno della mezzala. Manu, una domanda tecnica. Chi è stato il più cretino dello spogliatoio che hai vissuto in quegli anni a Casalecchio? Dimmi un nome. Lo vedi quello con gli occhiali? Quello lì che se li sta prendendo, ecco, guardalo. Però al di là del discorso umano, che giocatore è stato tecnicamente? Chi, Berti? Parliamo di lui a sto punto, vai. Ascolta. C'erano di migliori, sei di migliori. Cuore. Avete avuto le ginocchia messe bene, avrebbe fatto molto di più, ma lui lo fa, Forse è stato un pelino più umile, un pochino più umile. No, Denna non è umile, non ho capito. È umilissimo, anche Conso, io ho giocato con gente umile, Conso, Denna. Sì, ma io non avevo voglia. L'unico ero io, Manu. Salvava. No, è quella Denna, che i vincenti non è che possono essere più che umili, Spiegaglielo un attimo. Grazie, fatto un disastro. No, però Manu, tu hai la presunzione di dire, ti do io il permesso, il giocatore più forte con cui hai giocato a Casalecchio, detta con la detta. Ho giocato con tanti, Ciccio, che c'era prima, poi ho giocato con noi, Onestini, non ho giocato con Tattini, ma mi dicevano che era buono. Una volta ci ha giocato, ma era più rotto che vivo, se no era un gran giocatore. No, a parte gli scherzi, a Casecchio ho giocato con tanti buoni, ho fatto tre anni di Marti, era il più forte, era anche molto ignorante, infatti eravamo molto d'accordo io e lui, perché eravamo ben ignoranti insieme. Ma sai che siete in tanti che mi avete fatto il nome di Brandi Marti, vuol dire che effettivamente era uno che anche non ci faceva voler bene, stava dietro, ma ragazzi, mezzo, giocava terzino, Marco, mancato professionista. Questo qui ha rifiutato un contratto in Serie A all'Ascoli per venire a Bologna a studiare, a fare l'università, perché gli avevano fatto un anno solo di contratto, ma questo dicono che sapeva che c'eri tu, voleva giocare con te. Mi è anticipato, è venuto prima. Sapeva che c'eri tu, Denna, voleva giocare con te. Come noi, dico una cosa, Marco. Vai. Noi il primo anno di Casalecchio con la difesa Todaro a sinistra, Greco e Brandi Marti centrali, Cavuoto a destra, abbiamo perso 4 partite, siamo arrivati quinti perdendo 4 partite, la difesa meno battuta e la squadra meno battuta del campionato,
c'eri tu la difesa. Io purtroppo abbiamo fatto 17 pareggi perché non facevano gol neanche con la matita. E chi ce l'ha? Una squadra con un'ignoranza del genere io non l'ho mai più avuta. Quando c'erano i calci d'angoli, gli attaccanti giocavano fuori dal campo. Quando c'erano i calci d'angoli, io una squadra dove mi sono divertito così non l'ho mai più avuta. Beh, è stato l'anno più bello. Anche la nostra, dimmi, con il Chicco, Natalo, Toddi. Anche il Natalo, bravissimo. Grande giocatore. Leader silenzioso, Natalo. Natalo personaggio. Sì. Bravissimo, è grande giocatore, sottovalutato. Poche parole, sì. Però quando parlava Natalo... Tutti, 36 anni dava la pusta a tutti, bravo Simo. Era così, è Natalo, vero, grandissimo, vero, giocatore, grande. E persona. E poi a Casalecchio, sai con chi ho giocato, Marco? Un gran giocatore? No, dimmi pure. Paolo Daniele, te lo ricordi? Paolo Daniele, una panna sopra, questo, eh. Insieme a Onestini, forse avevamo un gran centrocampo. Lui, Paolo Daniele, tutto Brandi Marti. Grande. Beh, lui faceva della legna, parecchia legna, Paolo. Paolo Daniele era un cavallo. Altro che Denny. Paolo Daniele è proprio altra categoria, però matto. Io matto, la legna matto, la metto nel cammino. Giorni, mi ha fatto di colore. Cos'è che hai detto, vecchio? Parlavi di legna, cioè io col mio sinistro la legna la metto nel camino, io col mio sinistro dipingo, un altro annetto, voilà, per fortuna. Manu, dai, dopo questa ti lascio andare. Dai. Pensa che vado a mangiare, poi vado, prendo il brodino, poi vado a mangiare fuori stasera. Ragazzi, 40, sì, mangi. Vado a mangiare fuori. 7, 40, mangi. Fai bene. Non aperti il ristorante, ecco. Non lo sopporto più, ragazzi. Grazie Simo. Ciao Manu. Ciao Denna. Ciao a tutti. Ciao Simo. Alfonso, raccontami anche te qualcosa di Casalecchio. Qualcosa di Casalecchio, sì. C'è bisogno di raccontare. Come no? Stai entrando qualcuno con un nome che non conosco. Stefania Bernardi, non lo so, Consolini, c'è anche della gnocca. Solo a dire che lui ha vinto solo dei campionati, ti dice questo Consolini. Scusa, ma quindi... Stefania Bernardi non giocava con voi? No, però Denali ha vinto solo una coppa, è andata male. Almeno incredibile per il presso, almeno un trofeo in tutti quegli anni lì, con tutti quei soldi che ha speso. Comunque incredibile, i miei due anni migliori della mia carriera avevo Consolini in porta. Mi costa dire questo, però incredibile. Avevo Consolini in porta. C'era anche lui in porta, quindi mi sta che anch'io quando ho vinto il campionato c'era lui, quindi vuol dire che forse è qualcosa di positivo questo. Anche Consolini, Marco, sai, per tu lo sai. Incredibile, tanto. Aspetta che faccio i conti. Ha sempre avuto. Quest'anno Consolini ha salvato solo il coronavirus dalla retrocessione. I cacchi ad ottobre. Presente come cadono? Te è uguale quest'anno facevi. Eravamo un attimo appena lì. Sì, ma sì, appena tornavo a giocare, perché quando capivano che bisognava vincere, dopo aveva già risolto i problemi. Come l'anno scorso, del resto, tanto spiegaglielo. Sì, ma l'anno scorso aveva la squadra troppo più forte l'anno scorso. Quest'anno era cambiato qualcosa. Ma la avremmo fatto di Consolini, un po' fatica, ma ce l'avremmo fatta. La fortuna di Consolini è che ha avuto sempre delle difese forti. Delle ottime difese. E nessuno gli tirava in porta, è per quella, è stata la sua fortuna. È la fortuna di tutti i top portieri, però, Matti. Marco, esatto, Marco, sì. Soprattutto con la diagonale larga di Todaro, tanto ci arrivo io. Stava male e diceva, ma non ti preoccupare, io poi ci arrivo, hai capito? Allora, ragazzi, ogni tanto non ci sono arrivato, ma... Però, addio. Tanto. C'è da dire che ha fatto un'arancia a favore di Conso, che quando la palla è in alto la difesa non si gira neanche. C'è da dire questo. Quello è vero, tutti tranquilli.
palla in alto, la difesa guarda Giovanni, anzi già corcia, quindi c'è da dire anche qualcosa di positivo di Consolini, non solo che... L'unico difetto di Corso è che è silenzioso, dai. Sì, È uno di quei portieri che non parla. Esatto. In campo. Stefano parla poco ma svapa tanto. Se mettevi insieme me e Dennis Berti era un trionfo. L'abito non c'è. Ma cosa fanno quest'anno? Ma voi che ci siete dentro, cosa fanno quest'anno? Vanno giù, salgono, cosa fanno quei campionati? Allora, le prime vanno su subito e probabilmente anche le seconde. Fanno più gironi, così ne pescano di più. Sembra che blocchino le retrocessioni, invece sembra che potrebbe andare giù l'ultima. Adesso devono decidere. Tanto siano salvi. Comunque faranno tutti i gironi da 14 squadre. Grazie al coronavirus, ringraziamo il coronavirus. Poi dopo non so cosa faranno, però... Oh, quello che ha contato di più con voi, che meritava il rimborso, era il coronavirus, ve lo dico. Sì. Non si avrebbe salvato neanche il signore, solo il coronavirus ci ha salvato quest'anno. Ho smesso io col calcio, è venuto il coronavirus, è fermato il calcio. Torna a giocare, Denna, allora. Sì, ma andando in bici, tanto... In eccellenza puoi ancora dire la tua, te lo dico. No, Denna, no, tanto sono troppo tristi. Puoi ancora dire la tua in eccellenza, te lo dico. Un paio di giocatori. No, vado in bici. Zanarini, ce l'hai quella foto del centrocampista del Casalecchio, per favore, quella che ti ho messo prima? Me la fai me la inquadri un attimo quella foto? Nel frattempo mi dite com'era Ciomakov, De Angeli, cioè, mi raccontate un po' di quello. Io devo andare da mio figlio, che sennò... Grazie, De Angelis. Fate i bravi. Guarda che centrocampista che aveva il... Ma lo ricordate questo centrocampista? Sì, è stato... Campista Puzzarelli. Zanarini, dove lo metti? Dov'è? Okay. Cosa sono i due mediani questi? Un attaccante e un centrocampista. Tozza davvero. Sì, era questo. Non si ha risolto. Non si è ancora capito che ruolo fa De Angelis. Ha risolto un altro di partite quando giocava attaccante. Dribblava gli attaccanti. Vabbè, grande ricordo. Questo era l'anno che si è andati su, che avete vinto la Coppa. Abbiamo vinto la Coppa. 4-0. Quella sera lì mi sono anche rotto il ginocchio, pensa a te. Alla fine della stagione, ho pensato bene di rompermi il ginocchio. Michi. Chi è Michi? Sta chiamando i fatti suoi. Oh, Bob, sei tornato. Ma il posto dov'è? Ha messo il giubbotto, dov'è? Sulle Dolomiti? Ma dove stai? Antiproiettile, cos'è? La consegna? Lo fanno anche da uomo, Espo? Senza squadra, oh! Ciccio, lo fanno da uomo. Si fa il mercato così, Bomber. Eh? Dico, siamo già pronti per il mercato, guardiamo che giocatori, cioè, abbiamo un terzino. Ho bisogno di un terzino destro, un centrale e un attaccante veloce. Io vi saluto perché ho la batteria scarica, mia figlia che vuol mangiare, la mia ragazza anche, quindi niente. Non so se più importante tuo figlio l'aperitivo, però se sto ancora qua io Tanto devo fare secondo me questa è l'ora degli schiaffi, no, della bimba. Io ti aspetto qua, Denna. Io sono il Peter, ti aspetta il Peter. Oh, è una scusa, raga. Dennis. Ciao Marco. Ciao Dennis, però organizziamo. Marco, organizziamo sta partita o no? No, parliamo innanzitutto con le persone competenti. Fosse casa mia, anche sul balcone possiamo fare 11 contro 11, non un problema. Quindi, veramente, organizziamo una bella rimpatriata. No, ti dico, è una roba che si può fare. Poi abbiamo Dea che lui con Puccia, insomma, c'hai i contatti giusti. Ciao Dea, non sente Stefano. Sono in diretta. Stefano, organizza. Organizziamo. Mercoledì chiamo Pucciarelli, glielo dico. Oh, Stefano, quello è contento, caro. Non posso neanche dire se è dimagrito, perché è già dimagrito. Ma chi? Ciccio. Stefano,
Stefano, senti se Dea non mi sente a me. Dea, lo senti, Marco? Tu mi senti? Io ti sento, Marco? Sentiamo, ti sentiamo. Dea, un po' di Casalecchio anche da parte tua, visto che hai vissuto tanti anni. Un po' di esperienza. Mi ha segnato una sigaretta, Nicky. Oh, ragazzi, allora come state? Oh. Marco, non avresti mai sbagliato. Togli quel microfono. Oh, ok, oh, finalmente. Dea, mi senti? Sei anni. Mi racconti un po' di Casalecchio, anche voglio la tua versione, visto che comunque sei stato molti anni e hai rappresentato comunque alla grande la società in questi anni. No, fatelo dire da uno che ha preso anche delle stecche da te, nel senso che hai vinto e meritato. Strano che hai preso delle stecche da lui. Lui non era uno che dava stecche. No, ma perché per sbaglio? Perché io sono piccolo, sono la metà di lui. Cazzo va. Hai già partito per quello. Ciao, no, beh, a parte gli scherzi. Però Dea, un po' la tua versione del Casalecchio in questi anni. Beh, nel senso, personalmente il primo anno è stato pazzesco, appena arrivato con Tattini a centrocampo, Todaro terzino di fianco a me, Ciomakov, Salembe, cioè, il pazzesco, 80 punti, seconda più, cioè, è stata una cosa pazzesca. Un campionato in come da duro perché il contatto fa c'è casino nel sottofondo, non si sente quando parlo te, solo per quello. Ma dico, ne hai girati anche te di compagni che poi dopo hanno lasciato comunque il senso, cioè Toddy per dire è stato comunque sulla linea, ha fatto tre anni insieme Dea con Dea, almeno tre o quattro anni secondo me. Beh, tre. Ma almeno con lui le facevi le diagonali o no? O andavi dove volevi? Fammi capire. Sì, no, mi guidava bene Dea. Il miglior terzino offensivo della storia, però il problema è che dava i agli avversari, cioè che offendeva gli avversari in quel senso. No, la corsa che arrivava fino sotto la porta, non lo scorderò mai. Sovrapposizioni su sovrapposizioni. Beh, diciamo che comunque anche te di centrali ne hai passati anche di spessore, l'ultimo così che poi è finito Mazzacurati per fare un nome a Casalecchio. Cile, il giovane Battaglia che quando è arrivato a Casalecchio era un giovanotto giovanissimo, timido, che adesso è un grandissimo giocatore diventato. Faceva il terzino destro faceva. Terzino poi faceva anche il centrale dopo. Perché ha fatto il centrale, sì. Forte. Poi cos'è? Poi ha giocato anche con Nardo centrale, voglio dire, c'è una linea difensiva che comunque a Casalecchio come cultura è sempre stata abbastanza, come dire, la base il punto della squadra. Poi dopo siamo sempre stati tra le prime difese. Appunto, sì. Dell'ultimo anno, ovviamente. Vabbè, Marco, tranne quando c'era Notari, Vabbè, quello è si sa, voglio dire, è l'anticamera. Diciamo che abbiamo raccolto meno di quello che insomma ci saremmo meritati comunque, perché... Ma secondo voi l'altro motivo cos'è che è mancato per fare il salto di... È mancato insomma un insieme di cose sono mancate purtroppo, però insomma il primo anno, fine... dire, delle volte si vincono anche dei campionati non solo con giocatori tecnicamente dotati, magari ci vuole anche quella testa, passatemi il termine, di cazzo che quando c'è quella fase buia della stagione. Ma quelle ci sono sempre state, a livello... Però è mancato qualcosa, anche insomma l'anno di Ciomakov, che è quello, diciamo, è stato l'anno dove ci siamo avvicinati di più a vincere il campionato, però per una serie di motivi, comunque anche per le altre squadre, c'erano anche altre squadre che erano attrezzate, come la Portuense, Real San Lazzaro, quindi insomma, sbagliando poi qualche scontro diretto, alla fine... Abbiamo pagato quello, però. Beh, quell'anno lì è stato un peccato. Quell'anno lì abbiamo però pagato. Comunque il gruppo c'era, era affiatato, insomma, anche grazie al mister Biagio, che comunque secondo me è stato un buon allenatore, è stato un bravo allenatore. Insomma, ha messo del suo, ecco.
Tanto quell'anno lì si è fatto male, a un certo punto si è fatto male, è stato fuori tre mesi. Mettimi il volume. L'abbiamo perso. Però quando c'era faceva la differenza, Tatto. Ci andiamo adesso. Abbiamo parlato il bene. Campo e fuori dal campo faceva sempre la differenza. Quell'anno lì io mi sono fatto il collaterale tre mesi e Salemme a gennaio andò al San Lazzaro, quell'anno lì che eravamo primi. Esatto. E se Salemme rimane con noi invece di andare a San Lazzaro lo vinciamo facile. Esatto. Male e Salemme non va via per motivi extracalcistici, vinciamo più facile. No, perché abbiamo fatto 72 punti arrivando contati alla fine, 72 punti, certo. Adesso secondo me ci siamo divertiti, dai, lo stesso ci siamo divertiti, sulla carta sempre delle squadre fatte a modo, per dire. Poi ci sono episodi che andranno. Ma Tatini ha delle conoscenze con Mattia Scarpuzza? Sì, è qui che fa l'asino Scarpuzza. Ah, scrive da là, scrive praticamente. Ma è qui che fa l'asino Scarpuzza. Chiamalo. Metti un attimo in quadro. Io ho il 10%, però. Mi ricordo. Certo. Ti ricordi l'anno che c'era Mezzetti e tutta la banda dei modenesi? Anche io quell'anno c'ero, lì, insomma, dovevamo spaccare il mondo, poi alla fine, insomma, siamo arrivati quinti, sesti. C'era il sasso dei miracoli, cosa volevi spaccare? Esatto, l'anno del sasso, esatto, è stato l'anno c'era del sasso. C'era il sasso dei miracoli, cosa volevi però, spaccare? No, io niente, però ci davano tutti come accreditati alla vittoria, poi dopo ci siamo spenti. Alla distanza ci siamo un po' spenti, insomma, però sì, vabbè, ogni anno è stata un'esperienza, è stata un'esperienza che quella. Vabbè, sì. C'è da dire che il sasso sulla carta era anche molto più forte, al di là di come poi sono andate le cose. Il sasso era attrezzata, ad esempio nella partita d'andata, però vincemmo noi, se non sbaglio, 2-1, e poi dopo al ritorno... A Sasso Marconi rovesciata di Noselli al 70esimo. Ha fatto tutti gli innesti, i loro innesti, sì. Consolini fu pugliato. Grande cavolo. Ciao, ragazzi. Grande filo. Un altro terzinazzo destro. Mi sono collegato perché parlavate dell'annata. C'è Fillo. Ah, c'è Fillo. Ciao, Michi. Ciao, Fillo. Ciao, ragazzi. Mi sono collegato perché parlavate dell'annata di Ciomaco, che è stata, cioè... Raccontami un attimo, raccontami un po'. Qualche aneddoto di Ciommi, dai, qualche punizione di Ciommi, Filo. Tre quarti campo con la Portuense 1-0 Casalecchio. Mamma mia, pazzesca. Da tre quarti campo, pazzesca. Allora, avevo stato semplicità di l'unico giocatore. Io vi devo salutare. Ciao, Andrea, stato bello. Ciao, ragazzi. Grazie, Tatto. Dopo vi saluto anch'io, dopo questa aneddoto di Ciommi vi saluto anch'io. È stato l'unico giocatore che ho visto giocare con le scarpe da 13 nonostante ci fosse un metro di fango. Sì, e nonostante tutto stava in piedi, non cadeva mai. Sì. Stava sempre in piedi. Erano se li metteva. Ti ricordi la bolla? Sì. Quando pioveva c'era il fango, lui metteva neanche le 13, metteva le 13 con i lamellari, cioè cosa incredibile. Sì, esatto. Pazzesco, sì. Sempre in piedi. Fuori categoria. Sì, ma no, sì. Nessuno poi ci poteva permettere di dire Ciomaco, ma oggi non ti metti 6, perché comunque aveva dell'esperienza. Esatto, voglio anche... dire qualcosa. Un attimo da voglio dire qualcosa, poi la risolveva lui, la risolveva, quindi aveva sempre ragione. Dire. Aveva ragione lui. Marco, sì, quanti gol fece? Più di 15. Sono in moto e ho poca batteria. Oh, Carmine, grazie. Carmine, ciao, Carmine. Infatti, la batteria non si sente. Sì, ma... grazie, Carmine. Senti? Ci aggiorniamo per la partita del centenario, vai tranquillo. Dai.
Ci sta, organizza, organizza Lazio, organizza quella partita, dai che scendo a Bologna per farla. Ci deve chiamare Bucciarelli, che cosa organizza? Vado io al campo e mi chiamo? Ma c'è così? Stefano, trova uno sponsor, fate qualcosa. Troviamo, Garage Bologna, lo trovo. Esatto. Oh, Toddy, in bocca al lupo, dai. Io vi saluto, un abbraccio a tutti, grazie. Ciao Toddy. Ciao Dea, ciao Cavo, ciao a tutti. Ciao Toddy, grazie mille. Ci vediamo a Bolzano. Va bene, ok. Ragazzuoli, io Cavo, visto che tu sei entrato per raccontare degli aneddoti, in 10 minuti, abbiamo 10 minuti ancora, più o meno. Vi raccontate voi due che siete bene o male. Sì. Le vostre situazioni un attimo così, visto che Cavo, comunque ti devo ringraziare per tutte le foto e i video che mi hai inviato questa settimana, quindi sei stato anche tu parte belle di... sì. Quindi no, dimmi un po', poi dopo no, secondo me quell'anno è stato, beh, eravamo veramente una squadra razzata, molto forte in tutti i reparti, perché eravamo attrezzatissimi. Abbiamo fatto anche, penso, secondo me, Dea, se non ricordo male, anche a girone d'andata un filotto tipo di 9 o 10 vittorie consecutive. Ma... adesso con 72 punti vince il campionato. Siamo arrivati, sì, vince, esatto. Il problema principale è stato a gennaio, che purtroppo a dicembre, che abbiamo dato via Beppe Salemme al San Lazzaro, che poi quello... infortunio di tatto, e l'ultimo mese quando c'erano gli scontri diretti Lando si è stirato e ha giocato con uno stiramento cioè calcio tra... diciamo che siete arrivati a 5 punti dalla prima, 5 punti dalla prima e a 4 dalla seconda. Sì, ma se fine girone di andata, secondo me noi eravamo primi a, non so quanti, a molto di distanza comunque, da sia da Portuense che dal Real San Lazzaro, era proprio una roba pazzesca. Sì. Beh, diciamo che forse è stato uno degli ultimi anni di campionati dove è stato tirato quasi fino alla fine, poi magari le ultime due giornate, quindi era un po' che non si vedevano quattro squadre che si giocavano il posto. Però sì, è stato un livello importante. Cioè, sì, diciamo che il livello è stato uno dei pochi. Sì, era un altissimo livello. Sì. Ma te facevi il terzino destro, giusto? Esatto, di fianco a quel ragazzo lì. Com'era la formazione? Visto che ti ricordi tanto, com'era la formazione? La formazione era forte, perché avevamo Ale Romano in porta. Sì. Poi giocavo io da fuori quota a destra, c'erano Dea e Mazza Curati in mezzo, e Naldi a sinistra, anche lui era fuori quota l'ultimo. Poi al centrocampo c'era Ciammi, Tatto e Pasqua c'era, no? Sì. C'era Pasqua. Poi avevate davanti, davanti poi avevamo Beppe, Crisci e Landi, sì. Davanti la palla era il grande problema di Casalecchio è stato che ogni anno c'era la rivoluzione, e questa è una cosa che non ho mai accettato. Poi, nel senso che ho sempre cercato di convincerlo, ma il presidente Pustrelli ogni anno aveva sempre l'entusiasmo quasi di ripartire, anche se non fatto benissimo, no? Lui voleva ripartire, lui voleva fare i giocatori, voleva sempre avere questo entusiasmo qui. Sì, non diciamo così, forse la pelle, ecco, quello volevo sentire anche dagli altri. Meno male che il discorso è questo, che magari non ha voluto mai fare una programmazione e partire da una base solida di, che so, l'anno prima, esatto, duro, per poi metterci attorno 2-3 giocatori. Se confermi l'80% della squadra, dall'anno dopo vai su, o comunque rifai, sicuro. Perché ripartire da zero, poi mi ricordo bene che quell'anno lì ripartimmo con Domenico Riccardo, direttore sportivo bolognese, e ripartimmo con una squadra completamente di Modena, rimanemmo solo io e una squadra peraltro abbastanza impegnativa nel costo. C'era davanti c'era un certo Buzzi, che adesso è uno dei più forti attaccanti in eccellenza, e quell'anno lì sfortunatamente fece solo 3 gol o 4, non mi ricordo. Beh, mi sa che però ebbe la pubalgia quell'anno, se non sbaglio. Ebbe dei problemi generali, sì, di infortunio, ma lui giocò con la pubalgia, ebbe veramente un anno sfortunato, perché sennò sarebbe stato tutto diverso anche lì, perché anche lì siamo stati fino a dicembre più o meno, poi dopo abbiamo avuto un crollo.
ed era una buona squadra. Poi dopo finito quell'anno lì, altra rivoluzione, siamo tornati, sì. Dopo c'era tornato un po' a ricucire il gruppo che c'era, cioè richiamato Mazza, allenatore di Bologna, c'era sì. Zagarini come allenatore, quindi insomma la situazione un pochino più bolognese, e avevamo fatto abbastanza bene, perché comunque 52-53 punti, non mi ricordo, e arrivavamo in semifinale di Coppa Italia, per un pelo non arrivavamo in finale, e contro la Marignanese, che fu una partita che me la ricordo ancora adesso, sì. Cioè, allora, è capitato tutto contro, cioè proprio non voleva che il Casalecchio arrivasse sì. In finale. E dopo quell'anno lì che si poteva ripartire sempre da quella base, ci fu un'altra rivoluzione, quindi un po' queste rivoluzioni sì. Erano sotto un certo aspetto positivi, sotto l'altro sì. Potevano essere negativi sì, sì. Anche l'anno prima che arrivassi te a Casalecchio ed è uguale, perché aveva portato tutto il blocco del Zola, Galeotti, Mille Maggi, eccetera, e poi dopo tutto ancora cambiato. È così, è uno che ha tanto entusiasmo, tanta passione, si diverte, quindi fa parte del divertimento anche quella cosa lì, insomma. Cambiare le... Sì, sì, sì. Forse risultati finali. Vabbè, poi anche una serie di sfighe, come dicevi te, perché se hai degli infortuni importanti da giocatori che... Sì, in teoria, dopo... Sereni, c'è una domanda, qualcosa? No, una risposta. Cioè... No, no, vabbè, i problemi di questi rivoluzionamenti poi erano dettati anche da altri fattori che... Chi ci ha giocato poi sa anche il motivo perché si cambiava sì, purtroppo spesso. Certo. Peccato, perché torno al discorso iniziale, Puccio probabilmente è stato consigliato male spesso da persone che entravano, gli davano i consigli, sembrava che tutte le volte lui si entusiasmava sulle persone nuove, no? Come che gli dicevano, se fai così hai i saccenti del calcio. Invece, come dice Dea, come dice anche Filippo, cioè è un'ossatura, devi giocare su quella, puoi cambiare 2, 3, 4 giocatori, ma tu devi lavorare su quella se vuoi tenere dei risultati. I modenesi sopravvalutati, nel senso che erano grandissimi giocatori, un grandissimo allenatore, perché Mezzetti tanta roba, però erano venuti in gironi che non conoscevano, che era ben diverso da quello modenese, perché per anni il girone modenese e quello bolognese erano completamente diversi, come quello romagnolo, quindi a Modena la squadra tecnica era difficile trovarla, trovavi giocatori coraggiosi, cioè a Bologna si giocava a calcio, come diceva prima il girone dove vi è mancato poco così per essere promossi, c'erano 7-8 squadre di altissimo livello, squadre che poi negli anni a seguire hanno sempre giocato in eccellenza, quindi il calcio non si inventa, il calcio è quello, cioè, quindi vabbè, ecco, il bello che forse Puccio non ha recepito, cioè il bello purtroppo è il ritorno dei giocatori, cioè quando uno tornava a Casalecchio era un aspetto positivo, cioè doveva essere valorizzato di più, perché se uno torna, se uno ci sta degli anni, cioè è su quello che devi basare la tua squadra, perché sennò purtroppo ci mette, qualsiasi allenatore prende, il più bravo che voi, ci mette del tempo a conoscere i meccanismi, eccetera. Dopo, anche le sfighe. Esattamente così. Ecco, Dea, dico, dovevi prendere per mano la situazione anche te, Dea. Te voglio dire. L'ho presa per mano una volta alla fine e non la riprenderò mai più in mano. Sì. Vai contro delle persone, o meglio, cerchi di dire la tua, il tuo parere, soprattutto dopo 4 anni che 5 che io ero lì, quindi un minimo di avevi diritto, eri il capitano anche, quindi di poterlo avere. Quando l'ultimo anno poi ho provato a far capire determinate cose anche al presidente in maniera più forte, perché comunque c'è di mezzo un risultato sportivo, c'è di mezzo la mia carriera, c'è di mezzo tutto, sono stato, diciamo, abbastanza, c'è stata una guerra brutta, perché ci sono tante cose che insomma sono state belle e i risultati di conseguenza sono stati brutti. È stato un grandissimo piacere, ma quando metti in mezzo sempre tanta gente, alla fine è così. Tante cose. Si fa peste, fanno dei danni, sì, è vero. Sempre colpa di quello che c'era prima. È un problema. Un problema grosso che a Casalecchio che si sono sottovalutati i giovani che c'erano, perché hanno girato, Filippo lo può confermare. Sì, parecchi giovani non sono riusciti a avere fortuna nella propria squadra, peccato, perché invece se ci si basava su quelli veramente c'era già un'ossatura che arrivava, perché esatto, perché comunque i grandi erano tutti di livello, cioè perché certo. Dea, Mazzacurati, cioè, erano gente che
faceva la promozione quei tempi lì e non c'entrava nulla. Infatti ci faceva crescere anche i giovani che avevamo, poi ne avevamo tanti, perciò dopo quell'anno lì sempre di Ciomakov c'era anche Melu, te lo ricordi? Adani. Cioè, comunque gente che, cioè, giovani bravi, quindi con di fianco gente come Ciova, come Dea, come Mazzacurati, come Salemme, Lando, cioè migliori per forza, perché gente così è migliore per forza. Pedino, se lo vuoi migliorare, dire, con della gente così. Però peccato alla fine che un paese come Casalecchio, 30.000 abitanti, non è nella categoria che secondo me ritengo sia... Come peccato negli anni precedenti, non so, Gamberini, Ventura, quei ragazzi lì che erano amici natalini, eccetera, avrebbero fatto la fortuna del Casalecchio, invece sono andati a giocare a Zola, a Cerettolo, eccetera. Cioè, Nano Ventura e Gamberini hanno fatto qualcosa come 36 gol uno e 35 quell'altro, Cerettolo, cioè... Quindi Casalecchio non se li poteva far scappare, diciamo. Diciamo che era un ambiente un po' turbolento, un po' così, pieno di fuochi d'artificio. Si passava da gioia assoluta a... perché comunque qualche soddisfazione sia nelle partite che in alcuni risultati le abbiamo raggiunte, però si passava da questi opposti che sicuramente non fanno Un po' di equilibrio all'umore anche. Io dopo 6 anni ho cambiato squadra, serenità che tu non hai idea. Te sei portato sulle spalle anche per qualche anno buono. È una bella esperienza, però Casalecchio, bisogna provarlo una volta nella vita. No, ma lui mi dice: è passato dal bello al cattivo tempo, e comunque si trova in una realtà dove adesso, giustamente, non è che rimpiange quello che ha avuto o che ha fatto, è che adesso, giustamente, ha visto un ambiente nuovo dove ti ha rigenerato. Totalmente. Certo. Quindi, però vabbè, Casalecchio, io ribadisco, una piazza come Casalecchio, l'eccellenza è la base per me, poi c'è da lavorare, c'è da immaginare quello che vuoi, però non lo so, poi io sono fatto così che dico sempre quello che penso, ma una realtà del genere è un bacino dove effettivamente, geograficamente parlando, racchiude tutto il discorso Bologna, esatto. L'unica cosa, Marco, lì dovevi lavorare, dovevi essere lungimirante nel tempo, lavorare con le collaborazioni giuste, che dopo lì sono sorte fra Cerettolo, Real Casalecchio e Casalecchio, quelle competizioni che purtroppo non portano, cioè lì l'ha portato bene, perché comunque lui si era basato sul settore giovanile, quindi ha avuto ragione lui. Cerettolo fa la tua gara, quindi per l'amor di Dio, ognuno rispettabile, però se è un po' il discorso di Persiceto, se non fai la base, rischi di disperdere qualcuno, perde insomma. Il risultato sportivo c'è sempre l'organizzazione societaria e tutto quello che è il settore giovanile. Tutte le grandi squadre dei dilettanti nascono da quello, non c'è proprio... Devi rispettarti che il giocatore faccia il giocatore, non devi dare responsabilità ai giocatori, sennò... No. Ci hai messo la faccia, altri ci hanno messo la faccia, alcuni sono rimasti delusi, altri sono tornati sperandoci, quindi... Che sentivo di fare, con grande rispetto, non ho mai mancato rispetto a nessuno. Assolutamente, certo. Turbolenti, ma perché comunque si era arrivati a un punto che era impossibile gestire, c'erano troppi fuochi. Non ti preoccupare, ti rivedremo fra qualche anno presidente del Casalecchio, stai tranquillo, già lo vedo. Lo dico... Adesso mi organizzo per fare il patentino. Allenatore, va bene, dai, ragazzuoli, grazie intanto per... Grazie a tutti. Grazie a voi, saluto il tuo babbo. Poi... Vi saluta mio padre, a tutti Salutelo. Era uno che un po' di gol li faceva ogni tanto. Capitava. Sì, qualcuno sì. Era abbastanza scomodo. Grazie di tutti, in bocca al lupo al Casalecchio, che speriamo si possa riprendere e festeggiare il centenario con un po' di luce, insomma. E poi se riusciamo organizziamo, come ha detto Cito, eccetera, questa partita del centenario per vedere di rivedersi fra amici. Esatto, volentieri. Davini, presidente De Angelis, direttore sportivo tu... Io mi sono ritirato a fare il nonno, quindi sono a posto. Escono fuori 5-6, ce ne sono tanti di giocatori, sono parecchi. Sì, facciamo di squadra.
Vabbè, grazie. Ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie a voi. Ciao.